Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Finalmente registro un videovlog, dato che insomma me l'avete anche chiesto, quindi ho detto va bene, facciamo sto vlog. E ogni tanto, insomma, li farò uscire il giovedì vlog, in teoria, insomma, da come mi sono programmata. Quindi oggi vi porto con me, sono a casa, come sempre, quindi vlog super casalingo. Comincio, insomma, con mostrarvi l'outfit, dato che ci siamo, so che vi piace. E basta, oggi devo rifare anche le unghie perché le ho accorciate 2 giorni fa perché non ne potevo più, mi crescono tantissimo, quindi solitamente io tengo il semi permanente 4-5 settimane perché mi dura veramente tanto. Cioè, vedete che ce l'ho ancora, per solo che ho limato tutte le punte, le ho fatte corte, 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 e però appunto mi crescono tanto, io non le sopporto. Quindi vabbè, oggi se riesco sicuramente lo vado a togliere e vediamo, mi piacerebbe rimettere il rosso perché a me il rosso con le unghie corte mi piace tantissimo, però vediamo, altrimenti metto il semi permanente, quello trasparente e basta, e le lascio nude insomma per ora. Vi mostro l'outfit. Allora, outfit di oggi, ho messo questo lupetto vecchissimo di H&M. Questo qui non so di che materiale sia personalmente perché ho tagliato l'etichetta, però ragazze, cioè è eccezionale, tiene caldo, ce l'ho penso da 5-6 anni, lo indosso tantissimo ed è ancora molto bello. Quindi alla faccia di chi dice che da H&M non ci sono cose buone, secondo me basta saper scegliere, insomma, secondo me. Tutto qua, io dei Chanel mi trovo bene. È vero che ha delle schifezze, ma non è che Zara abbia tutto bello, perché a me è capitato di prendere dei prodotti, insomma, degli articoli Zara che mi si sono rovinati. Mio marito stesso ha preso un maglione, si è rovinato ai bambini. Ho preso delle magliette, si sono rovinate subito il primo lavaggio. Quindi anche lì, non è che perché Zara costa di più, che poi anche i Chanel non è che costi poco, Basta, ho questo paio di jeans wide leg, questo è grigio chiaro e questi qui li vedrete nel video di sabato. Questi qui sono dei jeans Pull and Bear, sapete che sono impazzita per i jeans Pull and Bear e basta, ho messo questi con gli stivaletti sotto, i miei soliti stivaletti. Stamattina sono uscita così, vi mostro il cappotto che avevo. Ok, ho deciso di farvi vedere realmente al mattino quando esco come sto messa per andare in bici, perché insomma la realtà dei fatti è questa, è che io sono imbacuccata così al mattino e non ho messo i guanti, ma ho addosso anche i miei guantini neri e essenzialmente quando vado via in bici faccio questo. Cioè, tiro su il cappuccio e vado via così perché fa. Beh, questa mattina è freddissimo, ragazze. Oggi è lunedì ed è veramente, veramente freddo. Cioè, c'era il ghiaccio ovunque. Comunque, essenzialmente è così. Look di oggi. Bene, adesso andiamo di là e mi bevo un bel tè. Allora, faccio un po' di colazione con la mela, no, la mela e qui ho un po' di crema di mandorle con un po' di semi di chia, un po' di semi di girasole e vado a pucciare così. E poi mi bevo il tè matcha perché questa mattina non ho fatto colazione, ho preso un tè al volo e basta, quindi ho un buco sullo stomaco e devo mangiare assolutamente, altrimenti non arrivo a mezzogiorno. E quindi preferisco insomma fare un po' di colazione adesso e dopo mi devo mettere al PC assolutissimamente perché devo editare il vlog, scusate, devo editare il video per domani la Week in Outfit.
Allora, buongiorno, è martedì e la cosa strana è che sono passata da iniziare il vlog ieri e non avere più vloggato, perché veramente è stato un pomeriggio alquanto complicato. Ho dovuto dare una mano a Leo con un po' di compiti che aveva, un po' di cose un po' complesse, e quindi mi sono praticamente mangiata tutto il pomeriggio, quindi adesso anche la mattinata è andata, è quasi mezzogiorno. Oggi devo preparare da mangiare, perché viene a casa Ale, viene a casa a mangiare. Mi devo ancora fare le unghie, porca di quella miseria, quindi spero, insomma, entro oggi riuscire a togliere il semipermanente, e però non credo di rifarlo. Se lo faccio, metto solo il semipermanente, quello trasparente e basta, quindi le lascio nude e basta, niente. Adesso sono al computer perché devo caricare il video che uscirà online alle 14:30, e quindi devo mettermi qui a fare tutte le miniature, tutte queste cose. E soprattutto devo anche inserire il link dei capi di quelli che trovo. Basta, niente. Quindi adesso mi metto qui ed inizio a fare, insomma, questa cosa al PC. E niente, vi porterò con me, insomma, in questo pomeriggio. Speriamo, insomma, di riuscirci. Tra l'altro, stamattina dovevo fare ginnastica e sono stata brava fino adesso, e stamattina non l'ho fatta, quindi devo assolutissimamente farla oggi pomeriggio, e casomai la farò prima di andare a prendere Cree. E basta, però mi devo organizzare col video, altrimenti non riesco a farla. Comunque, niente, dai, intanto finisco qui e poi ci sentiamo più tardi, insomma, casomai. Coco gli dico papà pubis. Guarda che faccia. Il bello è che non si vede perché è talmente nero. Ehi, chi sei? Ti sei un nerino tu? Nerino è muscito bianco pubis. Mordi pubis, Pubis si incazza e morde la mamma. E vedo. E io ti prendo il naso, gnacchi 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 gnacchi. Puzzolente. Ragazza, che giornatina leggera, si vede dalla faccia. Sono devastata. Adesso devo fare assolutissimamente ginnastica, che di solito la faccio al mattino, ma stamattina non sono riuscita per tutta una serie di motivi. Quindi mi devo mettere assolutissimamente adesso. E però sono venuta di qua un attimo per parlare con voi, per salutarvi per questa giornata. Poi continuo comunque un pochino il vlog se riesco. Ma sono venuta di qua perché Leonardo sta giocando a Piante contro Zombie e sta registrando lo schermo, quindi sta parlando. E niente, dopo se viene fuori la mia voce nel video, si mette a ridere. Ogni volta mi dice: mamma, senti cosa dici? Perché mi sfugge anche qualche parolaccia, devo essere sincera. Comunque, adesso faccio appunto workout un pochino, perché anche se sono cotta, perché devo farlo. Dovevo farmi le unghie, non sono riuscita a fare neanche quelle. Spero magari dopo cena di riuscire perlomeno a togliere il semipermanente. E niente, dai, vi faccio vedere un po' cosa combino, ma niente di che, workout molto tranquillo, Non so, faccio cose, grandi cose. Allora, sono ancora qui, cambio di programma. È passata mezz'ora. Non ho fatto ginnastica perché sono cotta. Essenzialmente sono cotta ed è tanto tardi, quindi adesso vado a farmi la doccia, in più mi devo lavare i capelli, e allora faccio così: mi lavo i capelli, mi faccio una maschera e dopo ceno e più tardi mi asciugo i capelli. E quindi niente, non ho fatto workout, non ce la faccio. No, io o lo faccio al mattino, poi va a finire che non lo faccio più, perché la sera ho
sono cotta, sono devastata. Quindi va bene, niente, penso vi saluterò qui, credo di sì, poi casomai se mi ricordo vi faccio vedere cosa mangiamo, ma comunque mangiamo un po' di zuppa, niente di che stasera, leggeri, leggeri. E niente, vabbè, dai, vi faccio vedere dopo quando mi faccio la maschera. Allora, mi sono docciata, bella struccata, mi vedete così, perché volevo mostrarvi i prodotti che sto utilizzando per i capelli. Sapete che io comunque alterno sempre i prodotti, non tengo mai, cioè non utilizzo mai gli stessi ogni volta, però sto provando questi prodotti, mi stanno piacendo tantissimo e ve li volevo mostrare. I prodotti in questione sono questi di Herbal Essence che vi avevo mostrato anche su Instagram. Quindi se non mi seguite, seguitemi anche lì come Isabella M. E questo è lo shampoo, mi piace tantissimo, ho preso anche quello al cocco da quanto mi sono piaciuti questi prodotti. E questo è il balsamo, sono entrambi favolosi, vi devo dire che il balsamo vi lascia i capelli super mega ultra morbidi, quindi se avete occasione provateli perché sono molto buoni sia questi che quelli al cocco. Non so se ci sia, credo ci sia anche un'altra linea, comunque questi qua ve li straconsiglio, provateli, sono approvati. Allora, adesso vado a farmi la maschera viso, anzi ne faccio due combinate assieme, queste sono delle Organic Shop e sono eccezionali. Questa è all'aloe e bambù ed è ultra idratante, mi piace tantissimo, mentre questa è al, c'è scritto silky, silky è seta, seta e caffè, boh, non lo so. Comunque questa qui è una ringiovanente, allora vado a mixarle un po' insomma sul viso, io faccio insomma sti bastoni, vi faccio vedere che le applico, insomma poi la tengo su, le tengo su un po' in posa anche 20 minuti così intanto che faccio qualcos'altro. Gli occhiali non possono mai mancare. Comunque adesso vado di là, vado a cenare e poi mi tolgo tutto e faccio e vado anche ad asciugare i capelli, casomai vi mostro dopo. Allora, mi sono lavata i capelli, mi sono asciugata i capelli e basta, questo è l'effetto finale, ma insomma i miei capelli li conoscete. E niente, adesso mi sento a posto, vado a letto felice e contenta perché mi sono fatta i capelli, ho messo la crema, ho tolto la maschera, ho messo il contorno occhi, mi sono rilassata, ho lavato i denti, ho messo il burro cacao e adesso basta, vado a nanna con Chris, sono le 9:30 e vado a letto con Christian e intanto insomma, gli leggo una storia e dopo lui va a dormire ed io mi leggo un libro, insomma come al solito. E niente, ci vediamo domani per finire, per concludere il vlog. Insomma, vi mando un bacione e ci vediamo domani. Ciao! Buongiorno! Allora, qui ci sono di quei salti temporali allucinanti. È giovedì mattina e niente, praticamente oggi devo caricare questo vlog. Quindi credo uscirà un po' più tardi del solito, non penso uscirà alle 14:30, non ce la faccio. Di sicuro anche perché volevo vloggare un po' oggi, dato che ieri non ho vloggato per niente, perché ho dovuto aiutare Leo con i compiti. Adesso non so che cazzo abbiano sti professori, che problema abbiano, ma c'è quella di storia e geografia che gli dà da fare il riassunto di capitoli, cioè loro devono fare continuamente riassunti di capitoli di storia e geografia, è una cosa allucinante, quindi parliamo veramente di ore di lavoro solo per fare i riassunti, cioè perché poi ci troviamo magari la domenica anche con 15 pagine da fare.
Quindi una cosa assurda, assurda, a me sta mettendo un sacco di stress questa cosa, e soprattutto le scuole mi stressano, io ve lo giuro, non so, non so, io non ho mai odiato la scuola, sono sempre andata volentieri, ma vi giuro, da quando ho Leonardo che va a scuola, io non lo so, la scuola al giorno d'oggi è una cosa tremenda per i ragazzini, tremenda, perché sono allucinati, sono stressatissimi, sono sempre sui libri H24. Guardate, una cosa assurda. Comunque, tralasciando questa cosa, quindi ieri non ho vlogato perché poverino, l'ho aiutato, cioè lui non ce la fa materialmente da solo. Cioè non so come facciano gli altri, ma poi tra l'altro ci sono tantissime cose, perché ci sono programmi per fare l'algebra. Adesso ieri doveva fare degli esercizi con un nuovo programma, perché lui è una classe digitale, quindi doveva fare degli esercizi con un programma per l'algebra, quindi doveva disegnare i segmenti, fare le formule, ma non vi dico, abbiamo perso un'ora e mezza solo per quella cosa, per fare quattro esercizi. Comunque vabbè, niente, a parte questo, oggi ho deciso appunto di vloggare un pochino questa mattina, perché poi il video questa sera sarà online, quindi devo vloggare insomma fino a massimo mezzogiorno, ecco. Poi mi devo mettere al lavoro, editare e caricare il video. Vi volevo far vedere la situa e i raghi. Poi mi viene da ridere perché c'è Leo e i suoi compagni di classe. Adesso non dicono più raghi, dicono rega qui da noi. Boh, vabbè, comunque guardate che freddo fa, cioè adesso sono le 9:30 del mattino e c'è ancora tutto il ghiaccio e c'è un sacco di brina, è tutto bianco. E quindi vabbè, così, niente, mi devo fare le unghie dopo, quindi le faremo assieme col veloce. Adesso mi metto a lavare i piatti della colazione e a cuocere le cime di rapa, perché oggi voglio fare le orecchiette con le cime di rapa per me e Dale, visto che siamo a pranzo da soli. E niente, quindi vabbè, faccio le cimette di rapa per oggi e vado. Intanto ci vediamo più tardi. Allora, adesso sono qui alla scrivania col mio teuzzo da finire e devo organizzare la giornata di oggi, quindi mi metterò un attimo qui sul mio bullet a scrivere e pianificare praticamente tutto quello che devo fare, anche perché ieri, ripeto, è stata una giornata piuttosto tosta, perché appunto non avendo avuto tempo di fare nulla col discorso che ho aiutato Leo, oggi ho veramente dell'arretrato da fare e quindi mi devo assolutissimamente mettere all'opera, e quindi devo iniziare a scrivere appunto sul mio bullet cosa devo fare oggi. Allora, una delle cose da fare è sentire una ragazza che si chiama Vale, che mi ha chiesto di collaborare e organizzarsi per il video, insomma, che dobbiamo fare. Quindi sentire Vale per video, ok. Poi qui spunto quello che ho fatto, devo mettere che ieri è stato ritirato il pacco di Pull&Bear, quindi aspettate che vi metto un po' più giù se volete vedere che scrivo, ok. Quindi devo mettere, segnare tra le cose importanti, non mi ricordo più il color code, non ci crederete, ma devo controllare controllare ogni volta. Allora, questo qui, quindi pacco jeans neri Pull&Bear ritirato, quindi so che me l'hanno ritirato ed è ok. Poi, quindi oggi devo sentire la Vale, devo editare, devo fare la miniatura del vlog e più devo aggiungere i tag e la descrizione. Devo programmare il post per Instagram, altrimenti mi
mi dimentico, come sempre, perché sono una capra in questo, quindi devo programmare il post di Instagram. Devo chiamare Morandina, ok, assolutamente, perché ieri mi ha chiamato e mi sono dimenticata di richiamarla. Poi devo rispondere alle mail, anche lì ce n'è una marea, rispondere ai commenti, no, oggi è una giornata tremenda ragazze, rispondere ai commenti, devo organizzare tutte le cose da fare per i video per la settimana prossima, quindi organizzare task, video, prossima settimana, che è già febbraio, ragazzi, assurdo. E poi, quindi qua lo giro di qua, poi cosa devo fare? Non mi ricordo più, organizzare le task. Ho l'asciugatrice da piegare, quindi piega, asciugatrice, più devo fare una lavatrice. Ok, adesso devo anche fare il pranzo, quindi vabbè, adesso tra poco mi metto e devo fare le unghie perché è arrivato il momento, non posso più aspettare. Fare le unghie e basta, credo possa bastare per oggi. Allora, ho tolto lo smalto, adesso lascio le unghiette così, adesso sono opache, non le ho limate, ho solo pastellizzato un pochino, sono opache ma le lascio così perché poi quando lavo i piatti si diventano lisce, insomma, è solo dato, sono un po' opache appunto perché c'era il gel, comunque vedete che non si rovinano. Le ho fatte corte, 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 come piacciono a me, e rimarranno così un po' di giorni, poi vediamo casomai la schedina, la portare di là, e vediamo appunto casomai di mettere un po' di smalto, casomai. Allora, concludo il vlog qui con la mia faccia da scappata di casa, perché adesso mi devo mettere all'editing, insomma devo editare il vlog e insomma devo procedere con la pubblicazione, quindi direi di salutarci qui e basta. Guardate che faccia, l'obiettivo di oggi è cambiato, l'obiettivo di oggi sarà finire giornata un po' più riposata del solito. Speriamo di farcela, cioè vorrei prendermi una pausa oggi pomeriggio almeno di mezz'oretta, spero di riuscire perché ogni giorno è una cosa disastrosa, non riesco a prendermi, non so, mezz'ora per me da dedicare a qualcosa che mi piace fare, che ne so, leggere un po' il libro che sto leggendo, guardarmi due video su YouTube. Arrivo a fine serata, cioè quando Ale torna a casa da lavoro, mi guarda e mi fa: ma stai bene? Cioè, ho le occhiaie da qui, sono completamente devastata ultimamente, e perché ho sempre un sacco di cose da fare, quindi vabbè. Comunque, detto questo, vi saluto, ci vediamo al prossimo vlog, ci vediamo anzi sabato con un nuovo video e basta, vi mando un bacio, ciao.